Ci siamo, è quel periodo dell'anno. Ciao a tutti, Gooj, ci siamo. È quel periodo dell'anno in cui nessuno si incula YouTube. La verità è che comunque sia, è agosto e la gente va il più possibile lontano da casa per andare al mare. Io ho la fortuna di abitare in una città marina, ho il mare praticamente, letteralmente, a 100 metri da casa. 100 metri ci sono tutti quanti gli chalet lungomare e la gente pensa che questa sia una cosa bella. Ci sono molti che vengono in villeggiatura qui nella mia città, ma il problema è che a me il mare non piace. Cosa c'entra questo con YouTube? C'entra che smetterò di caricare video giornalmente fino a fine agosto. Mi fermerò appunto il 13 con il video della domenica, appunto, che guarda caso casca di domenica, e dal 14 al 27, che è sempre domenica, caricherò un video ogni tanto, uno ogni 2-3, massimo 4 giorni, perché comunque sia, YouTube non se lo incula nessuno e quindi non vedo il motivo per cui dovrei fare video giornalmente. E anche se ora porto un video al giorno, mi devo fermare un attimino, perché primo non ci sono visual, secondo gli iscritti bene o male crescono, quindi insomma non è tanto un fatto di iscritti ma tanto un fatto che YouTube ad agosto è quasi fermo. Per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguarda l'Europa, quindi dal 14 al 27 carico video una volta ogni tanto. E ora vi dirò a settembre come si inizierà settembre, nuovo anno, possiamo chiamarlo così, perché secondo me la fine dell'estate segna la fine dell'anno e non il 31 dicembre, per quanto mi riguarda, perché per me l'autunno, da fin da quando ero bambino, ha sempre significato nuovi cartoni animati, nuove serie TV, crescendo ovviamente, non sempre quando ero piccolo solo nuovi cartoni animati, nuove stagioni di Pokémon, Dragon Ball, Dragon Ball GT, insomma tutto quanto, e crescendo nuove serie TV, nuovi videogiochi in arrivo. Nonostante l'estate, comunque sia da un po' di tempo a questa parte inizi a sfornare giochi quasi decenti. Quindi per me l'autunno è sinonimo di nuovo anno. Con l'arrivo di un nuovo anno ovviamente arrivano anche nuove serie. Ever Oasis, spero di riuscire a finirla per agosto. E mi ci metto sotto e la finisco, ci provo a finirla. Comunque sia, per metà settembre deve essere finita. Perché il 29 settembre esce Yo-Kai Watch 2 Psicospettri e lo porto. Ma non un episodio di mezz'ora, un'ora e mezza, più o meno, per capirci. Perché se ho finito, e lo ripeto spesso, ho detto già altre volte, Polpanime in 6 ore e mezzo, posso finire Psicospettri in ancora meno tempo. Ve lo spiego, salto tutti i dialoghi, ok? Vi spiego anche perché. Yo-Kai Watch 2 l'hanno giocato praticamente tutti. Chi anche più volte, io 4 volte, 5 volte, insomma, mi sono un po' scocciato sinceramente ogni volta a leggere i dialoghi, infatti dalla quarta volta ho skippato tutti i dialoghi, ed è per questo che ho finito Polpanime in 6 ore e mezzo. Ho skippato tutte le cutscene, tutti i dialoghi, tutte le missioni inutili, o meglio, non necessarie ai termini del gameplay. Psicospettri, per quanto riguarda la storia principale, la farò in questo modo, salto tutti quanti i dialoghi, tutte le cutscene, e poi lo spiegherò anche nel video perché. Mentre gioco vi spiego un pochino quello che succede per chi non lo sa. Comunque sia, compratevi Psicospettri se ancora non avete Yo-Kai Watch 2 Spiritossi e Polpanime, perché Psicospettri sarà non una versione 2.0 come alcuni dicono. La versione 2.0 di Yo-Kai Watch 2 è uscita in Giappone prima che uscisse Shinichi Psicospettri, per l'appunto, ed è una figata pazzesca la versione 2.0, l'aggiornamento. Mentre Psicospettri io lo chiamerei un 3.0, a dire il vero. È molto migliorata, ci sono nuove missioni, c'è la missione che spiega il passato di Darknian, 12 nuove missioni, nuovi boss yokai nella via del mistero, che penso possano sbloccarsi tramite collegamento con i vecchi salvataggi di Spiritossi e Polpanime che io ho avuto la fortuna di comprare. Polpanime, Spiritossi l'avrei comprato comunque, Polpanime ho avuto la fortuna di poterlo comprare, e uno dei boss che voglio trovare assolutamente nella via del mistero è Diamantos. Poi ci sono anche gli Oni, ma gli Oni si possono reclutare, quello blu, giallo e rosso, penso che sia Koros
Non so se esiste un altro Oni rosso, comunque sia Koros sembra che sia reclutabile, ho visto o sul 3 o appunto su Psicospettri. Inoltre si possono anche reclutare gli spettrali. Comunque sia, palinsesto, tra virgolette chiamo palinsesto, per il mio nuovo anno, come ho detto da settembre, autunno, sarà Yo-Kai Watch, Psicospettri, che saranno pochi video, però comunque sia cerco di portare tutto quanto quello che si può portare. Pokémon Prisma, che non riuscirò a finirlo mai in tempo, e quello che volevo portare da un sacco di anni su YouTube, ma che non ho mai portato, perché vedendo gli altri video, no, di questo gioco, erano tutte quante persone che avevano intorno ai 50-60 mila iscritti. E non facevano neanche tanti grandi numeri, quindi dico, se lo porto ora me lo brucio, tra virgolette, e sarebbe inutile portarlo. Però me ne sono fregato, in questo momento ho deciso, porto tutta, e dico tutta, la serie di Inazuma Eleven. Ho deciso di portare tutta la serie di Inazuma Eleven, dal primo a Inazuma Eleven Go Chronostone. Attenzione, perché Chronostone? Perché in Italia, nonostante nel 2016 l'Europa abbia comprato i diritti per Inazuma Eleven Go Supernova Big Bang, i giochi non sono ancora usciti. Non capisco perché. Quindi porterò fino a Chronostone, penso, non so se portare tuono o fuoco, perché Inazuma Eleven 1 porto, beh, Inazuma Eleven 1. Inazuma Eleven 2 ho Tempesta di Fuoco originale, perché il primo l'ho giocato con R4, non avevo soldi. Nel 2011 anche lavoravo, non avevo soldi a sufficienza per comprarmi un gioco, figuratevi come stavo messo. Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco ce l'ho originale, il 3 l'ho ordinato e ho ordinato Lampo Folgorante. Perché la Lampo Folgorante? C'è Fidio Aldena, la storia di Fidio Aldena. La storia di Fidio Aldena. Diciamo che tratta principalmente Fidio Aldena. Mentre in Fuoco Esplosivo, non so di preciso come si chiami l'altra versione in italiano. Oddio, non so come si chiama veramente il personaggio di colore. Rococo mi sembra che si chiamasse in giapponese. Rococo? Non lo so il nome inglese, quale gli hanno dato. Perché non seguo l'anime da diversi anni e i giochi li ho sempre giocati in giapponese. I terzi non l'ho mai giocati in italiano né in lingua inglese. Ho giocato Lampo Folgorante, Bomber, Fuoco Esplosivo, che erano praticamente Spark Bomber, e Deogre di Ogar, Ogre all'attacco come lo chiamano in Italia, in giapponese, tutti e tre in giapponese. Gli unici giochi che ho giocato in italiano sono Luce, Ombra, il primo Inazuma Eleven, Tempesta di Fuoco, Bufera di Neve che ho scaricato sempre sull'R4, e però, come ho detto appunto, Tempesta di Fuoco ce l'ho originale e non me ne sono mai pentito di quell'acquisto, come tanti altri giochi originali che ho là dietro. Ho 30-40 giochi per tra DS e 3DS e ne sono contentissimo, se permettete. Vai a figa invece di giocare con i videogame. La figa c'è. C'è la figa, tranquilli. Insomma, Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch, Psicospettri e Pokémon Prisma, come sempre. Quindi, il 13 mi fermo, riprendo il 28-29. Settembre, Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch 2, Psicospettri. Anche saranno pochi video, ma saranno tutti quanti precisi, mirati a cercare certi yokai. E ragazzi, il luminotto, Kyubi Oscuro, quanta roba ci sarà. Ecco, Pokémon Prisma. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.